Grazie Presidente. Io procedo al mio intervento in difformità perché mi ha convinto l'intervento del consigliere Bordoni, infatti voterò contrario, perché chiaramente arrivato a un certo punto noi qui facciamo parlare tutti perché va bene, siamo qui a sentire le opposizioni che presentano le mozioni, però arrivato a un certo punto ci deve essere anche un moto d'orgoglio. In che senso? Allora, io leggo questa mozione in cui si chiede di applicare per il caso della stazione metro Barberini l'esenzione o comunque l'agevolazione sui tributi comunali ai sensi dell'articolo 1,86 della legge 549/96. Ebbene, questo comma di questa legge prevede esenzioni dai tributi per quegli esercizi commerciali ai quali è preclusa da parte della clientela arrivare, presso i quali è preclusa da parte della clientela l'arrivo, perché le strade sono completamente chiuse a causa di lavori di opere pubbliche. Quindi sono quelle strade che per n motivi sono chiuse e per cui proprio totalmente precluse al passaggio delle persone che quindi non possono entrare negli esercizi commerciali. Allora, se si usa chiaramente questo tipo di argomento, io per quello che so leggere le leggi, per quello che capisco e per quello che interpreto, è chiaro che questa mozione proprio non ha un senso. Non è possibile, cioè sta chiedendo un qualcosa che non è possibile chiedere proprio perché è la legge che lo dice espressamente quali sono i casi in cui si possono chiedere le esenzioni per i commercianti. Quindi io voterò no. Grazie.